Salve a tutti, questa volta faccio la seconda parte del video del Peppermint Linux. Perché lo faccio la seconda parte? Perché c'è anche interfacce grafiche. Io ho fatto vedere l'interfaccia XFCE, però vi faccio vedere anche GNOME Flashback. Non è proprio un'interfaccia grafica, è un'estensione dell'interfaccia grafica. Quindi per avere tutte e due interfacce grafiche bisogna scaricare prima per forza la GNOME Flashback, perché se scaricate la XFCE poi installate Flashback, vi manca le impostazioni, le personalizzazioni, vi manca diverse cose. Invece loro ce l'ha, Peppermint Linux ce l'ha aggiunte dopo, ce l'ha aggiunte proprio in questa estensione, perché è leggero come XFCE, 550, 600 mega non c'era RAM appena avviato, uguale. Allora scaricate Flashback, adesso vi faccio vedere il sito, adesso lo metto qui. Allora, questo è Flashback, scaricate, ecco questa qui, la seconda, scaricate questa qui, pesa poco più di 1,5 GB, 1,6 GB, e poi dopo che fate? Una volta scaricata questa, la installate. Adesso vi faccio vedere tutto quanto la seconda parte, praticamente. Dopo vi metto il link in descrizione della prima parte, perché non posso rifare tutto quanto la configurazione, tanto identica, la configurazione è identica. Le cose, la schermata benvenuto, i software, tutte le quelle cose identica, quindi non è che vi faccio vedere. Passo alla seconda parte, direttamente vi faccio vedere un attimo come si può aggiustare la barra, perché c'ha due barre, ne faccio una, me ne piace una. Caro Doc, ho fatto vedere come si configura nel video scorso, quindi non vi faccio vedere tutto il procedimento, se no il video dura un'ora. Allora, vi faccio vedere, mi trovo già configurato e tutto, vi faccio vedere la prima parte e la seconda parte adesso, che è questo GNOME Flashback. Poi vi faccio vedere come si installa XFCE con l'altra versione, e poi aspettate che alla fine ci sta una sorpresa, una chicca, come si dice. Alla fine vi faccio una piccola sorpresa, potete che in ambienti in GNOME, che grazie al GNOME Flashback o qualcosa in GNOME, posso avere una cosa in particolare. E poi vi faccio vedere cosa, mettete un like, state fino alla fine del video, guardatelo e mi raccomando, Ecco qua, siamo nella macchina virtuale, vedete, ho configurato tutto già, vedete? Adesso siamo nella GNOME Flashback, la versione questa, vedete, c'ha due barre. Adesso che faccio io? Adesso modifico la barra superiore. Adesso vedo questo file manager un attimo, un po' troppo grande, dopo bisogna accomodarlo. Allora, aggiungi al pannello. Adesso devo prendere per aggiungere il pannello Alt e per sinistra del mouse, qui bisogna premere pulsando Alt, scusate, metto così, ecco, metto gli occhi, poi mettiamo tutto quello che è sotto, perché la barra voglio togliere, muscia scrivania, allora abbiamo messo selettore spazi di lavoro, ecco, adesso spostiamo, mettiamo qua gli occhi, mettiamo un pochetto più a mezzo, un plugine divertente, ecco, chiuso. Adesso chiudo la barra sotto, la levo perché da fastidio, due barre che ce ne fai? Ecco, due barre, no, una. Ecco, bisogna fare questo con GNOME Flashback, anche su Mate tante volte, perché si assomiglia. Ecco qua. Ok, adesso apro il CarioDoc, già configurato. Dopo vi lascio il link in descrizione come si configura CarioDoc. Il primo video, tutto quello che ho fatto nel primo video non lo rifaccio, perché faccio una seconda parte in pratica. Allora, poi mettiamo il terminale qui a portata di mano, metto nella barra, vedete, basta trascinare, abbiamo il terminale, scriviamo sudo apt install, la prima aggiorniamo, prima facciamo update, aggiorniamo tutti i pacchetti per sicuro che sia aggiornato anche. Ok, poi sudo apt upgrade, adesso faccio tutti gli aggiornamenti, sì. Allora, sì, c'è 492 mega di aggiornamenti, quindi ora adesso un attimo l'ho chiuso, ho messo in pausa. Poi alla fine, se vi chiedete alcune cose, fate sempre sì, ok, sì, va bene, perché
tante volte non sapete se rispondete sì o no, se rispondete sempre sì, va bene. Qui ho tagliato un pezzetto, ci ha messo 4-5 minuti a fare aggiornamento, io ve lo faccio vedere con un minuto per non allungare il video, inutile farvi vedere che cammina l'aggiornamento. Ok? Allora, facciamo pulizia dei pacchetti vecchi perché abbiamo aggiornato, li togliamo. 354 mega e qualcosa, poco più. Dopo c'è altri piccoli pacchetti sotto. Sulle 400 mega di sporcizia. Ecco, a posto, pulito in un secondo. Adesso clicchiamo qui. Cleaner. Abbiamo pulito anche il terminale. Poi clicchiamo sudo apt install xfce 4. Sarà l'interfaccia grafica. Sì, questa si installa con pochi secondi. È leggero, non pesa neanche 29,9 MB, manco 30 MB. Ecco, ha installato tutti i pacchetti in 2-3-4 secondi. Qui c'è un pacchetto che è buono anche per stato impianto grafico, allora il CarioDoc deve aver visto se vuoi avviare quel pacchetto. Dovrebbe essere Tunar, il file manager, il Tunar è come deve tutto. Queste sono le impostazioni, vedete? Impostazioni GNOME. Vi faccio vedere tutte le impostazioni. Risoluzione però, ma lascio così, io penso che stiamo in macchina virtuale, le pare un po' grosse le finestre. Vabbè, lascio sta, c'è 75 Hz, invece 60, va bene. Bluetooth e il monitor, quello che mi sopporta, arriva fino a 75 Hz, se più. Questo è lo sfondo trascinato, come vi ricordo l'altra volta il primo video, basta trascinare e l'ho preso da macchina reale. Qui è molte attività, queste per gli angoli attivi, c'è pure anche l'attività, dopo questo qui numero, questo bisogna giocarci un po' per imparare, per vedere come funziona, c'è pure gli angoli attivi, c'è dei documenti qui sulla privacy, account e LAN, qui ci sono i prestabiliti dove uscire quello che si vuole fare, qualche account per la condivisione, questo è per l'audio, volume, microfono, eccetera. Questa è bell'energia, sta bilanciato, risparmio energia anche come su Windows. Adesso metto a 10 minuti, anche su Windows c'è bilanciato, è uguale, è fatto altro modo, ma la funzione è quella. Allora, andiamo avanti. Questa per gli stampanti, questi dispositivi rimovibili per tutte le configurazioni, per i colori, regione e lingua, accessibilità, testo grande per i grazie, lettore dello schermo, c'è pure il lettore schermo, però c'è vuole il microfono, non so, ma questo PC fisso non dovrebbe funzionare il lettore dello schermo, già, ecco. Questo è per gli utenti, che adesso c'è la PVP per me, c'è la faccia dell'utente, dopo non lo mettere, data e ora, e le informazioni, vede? Tutte le informazioni del sistema. Questo già, se lo installo del loro rovescio, magari prima che si fece poi GNOME Classic, non ce l'avete le impostazioni. Ci ha messo anche le personalizzazioni. Neanche questo avete, quindi bisogna per forza installare. Ecco, metto CarioDoc come programma da via. Aspetto, ho messo l'oxygen, l'avevo scaricato, fatto con le tre volte, quelle tutte le icone. I temi danno gli stessi, hanno gli stessi temi, le stesse cose, quindi non vi faccio vedere, è proprio identico, scambia solo l'interfaccia grafica. Gli assomiglia un po' XFC, però è diversa, di impostazioni diverse. Va bene, adesso ho fatto vedere così. Adesso andiamo avanti. Accessori, tuner, vedete c'è il... Questi sono tutti i software che hai installato, vedete, più o meno gli stessi software, uguali. Queste le impostazioni ce ne sono tutte, ma per il resto è proprio minimale, ecco, questo delle impostazioni, quanto di quello fa, i software non vi faccio vedere, non c'è quasi niente, c'è solo tutte le impostazioni e quattro software in numero. Dopo i software bisogna scaricarli, perché è proprio minimale. Ah, ho toccato qua, angolo attivo. Allora, termina sessione, adesso andiamo in XFCE. Gnome, XFCE, eccolo qua. Mettiamo la password.
il pulsante, vedete, adesso cambia pure l'icona, IXF c'è scritto. Allora, in XFC c'è questa piccola barra qua giù, che lì, loro nella versione ufficiale non c'è, ma voi possiamo anche togliere oppure mettere al lato. Io adesso la metto al lato, guarda come si fa, verticale, poi sblocco il pannello e la trascino qua, poi la faccio più piccola, la porto a 30, la dimensione più piccolina, blocca il pannello e intelligentemente si toglie il ricimento. Ci sta il terminale, ci sta, c'è alcune cose, alcuni software come preferite, poi si può anche togliere quella, queste impostazioni, c'è solo questo sfondo, beh dopo lo sfondo prendiamo cartella home e cestino, uno sfondo solo, cioè ne, che ho messo XFC e allora c'è solo uno sfondo, l'altro ce n'era 4 o 5, non mi ricordo. Questo è Tunar, vedete? Adesso come vi avvicino la finestra sparisce quella. Allora, qui bisogna allora mettere qualcosa. Allora, il Wisher menu non c'è, bisogna scaricarlo, guardate, guarda come si fa, eh? Il menu tipo Windows 7. Scrivete Wisher menu, oppure menu, se non vi ricordo il nome perché io manco lo scrivo bene, menu XFCE, scrivete e lo trovate, ecco. Wisher c'è scritto, Wisher menu. Sudo apt, ecco, vedete, Wisher menu plugin, copia, mettiamo il terminale, eccolo qua, incolla, ecco qua, è un plugin, il menu sarebbe, ok, a posto, abbiamo fatto. Guarda, guarda come fa, sta già impostato, in XFC. La finestra diventa come, la possiamo chiudere come una tendina. Aggiungi il pannello, adesso ce lo troviamo qui. Eccolo, menu Wisher, c'è scritto, vedete, ecco quello lì. Aggiungi. Eccolo qua, come sotto investiamo, niente. Gli occhi non c'è, bisogna andare nel gestore pacchetti e scaricare AES, su XFC AES, una cosa del genere. Però adesso ho fatto vedere una volta un video passato, è facile. Aspetto quella posizione, metto l'altra parte, vedete? Ecco, mi piace qua a me. Il menu possiamo personalizzare come uno vuole, capito? Poi comportamento, cambia categoria a passaggio del mouse, ecco, vedete, in modo più veloce. Tenuto che clicco, poi cambio, così è più veloce. Ecco qua. Come passare il mouse, cambia categoria e lo sposta da sinistra invece di destra. Adesso aspetto, mettiamo il tema scuro. L'icona, rimettiamo Oxygen, come con l'altro ambiente grafico. Ecco qua. Eccolo qua, un pochetto più carino. Ecco qua, tutto qua. Abbiamo installato XFC e configurato, la cavola dock vale per tutti gli ambienti grafici, i software stanno per tutto uguale, vedete? Immagina, metto lo sfondo, qui perché non vi fa vedere sotto l'anteprima, forse bisogna riavviare, perché si vede solo, non vedo l'anteprima, è questo qui, sì, questo. Vabbè, imposta come sfondo, eccolo qua, rimettiamo lo stesso sfondo. Perfetto, eccolo qua, abbiamo fatto, configurato pure XFC. Allora, adesso cosa vi faccio vedere fra poco? Guardate un po', aspettate un'altra cosa. Allora, vi faccio vedere prima le impostazioni. L'impostazione, questa è l'impostazione XFC, vedete come fate? Le icone invece di categorie. Però è facile lo stesso, vedete? Non è difficile. Ho chiuso lo discorso qui, ecco, c'è tutta l'impostazione. Va bene, andiamo avanti, l'ho fatto vedere l'altra volta, l'impostazione è sempre le stesse, tanto questi sono tutti i software, vi faccio vedere tutti i software su XFC in questo modo. Infatti ho messo Wisher menu, questo menu qui, il Firewall, adesso attiviamo il Firewall, non l'ho fatto vedere. Allora,
Ah, così poi vedete, clicchi pubblico, ufficio e casa. Siamo anche, lasciamo in casa. Impostazioni, che tutte le impostazioni c'è tutte. Ce l'abbiamo anche qui, vedete, oltre le impostazioni l'icona sotto. Sistema. Ufficio, già visualizzato dei documenti, basta. Anche i documenti XFC, hanno uno 2D2 adesso, mi sta anche con l'altro. Era quello del software che caro Doc ha fatto vedere. Che ha fatto quell'icona prima. Sono diverse, due non uguali, uno diverso, uno modello, uno tipo. Allora, questo è lo store. Faccio vedere che insomma, installiamo un software che possiamo, questo è il meteo, via. Installiamo il meteo. Questo è Peppermint. Volevo vedere la sorgente, lì si vede la sorgente di Peppermint. In pratica il pacchetto Debbie sta su tutte le istruzioni Linux. Ecco, vedi, anche CaroDoc lo segnala sotto, vedi il visto verde, e se lo chiudo posso avviare lì, quando si installa un software CaroDoc lo dice. Adesso metto Macerata, vediamo cosa dice nel tempo. Ecco qua, giornaliero, quello orario, questo è giornaliero, è semplice, non è che ci sta tante funzioni, però ecco. Prossima settimana, martedì, mercoledì, pioggia. Va bene, andiamo avanti. Mo abbiamo quasi finito, perché intanto non è che tanto tante cose, basta una cosa semplice, si fa subito. Usciamo, ecco la sorpresa, vi faccio vedere la sorpresa. Guardate, mettiamo la password, sorpresa. Allora, clicco, Gnome CaroDoc. Eccola la sorpresa, guardate che vedete? CaroDoc è anche un'interfaccia grafica, sopra non c'è la barra, vedete? Tutto nella CaroDoc. Dopo la doc se la fa un pochino più grande, perché c'è solo quella. Voi potete andare all'impostazione doc dove c'è scritto dimensioni e fate più piccola. Su configure. Adesso l'impostazione prendiamo da qua, dal menu. Vedete? Ecco qua, questa qui è la sorpresa. Avete pure questa interfaccia grafica qui, semplice, sempre senza la barra sopra, lì internet e tutte le altre cose sul componente aggiuntivo le mettete, io già l'avevo messo l'altra volta. Spegniamo, ecco, spegniamo tutto quanto. Ecco, mettete un like, spero vi sia piaciuto questo secondo video e ci vediamo al prossimo video. Ecco qua, questa è la macchina reale Linux Mint, il mio sistema preferito, il sistema operativo.